la bellissima vigna del Rosso Conero. Qui in prossimità dei sbarchi di Numana. Questa vigna bellissima, c'è l'uva del Rosso Conero. È buona, oh. I semi vanno sputati, i semi. Che buona uva, grazie Gesù che ci hai donato questa terra per produce questa bellissima e buonissima uva di questa vigna, anche se in 5 mesi ha piovuto 1 ora e mezza, oh. In 5 mesi ha piovuto 1 ora e mezza, eppure l'uva è venuta su, è scappata su, perché la terra, i tralci, pie nell'acqua da sottoterra. Vedi? La terra ha prodotto, tramite il seme, ha prodotto il tralcio. Questo ramo qui, de tralcio de vigna, ha prodotto contemporaneamente altri tralci e altri rami delle ramificazioni di uva, e tutto il liquido del vino, il mosto e tutto, l'ha assorbito da sottoterra, che c'era l'acqua d'estinverno. E anche se 5 mesi quasi che non piove completamente, i fiumi tutti secchi, tutto finito, senza pioggia, eppure l'uva è scappata fuori, guarda che roba! Guarda che grazia su grazia al Padre Eterno che ci dona tutti i giorni, guarda qui c'è pure l'uva bianca. Guarda qua, è pieno di insetticida, suva, è pieno di insetticida, perché chi ci passa il trattore, contro trattori, che ci butta l'insetticida. Però io quasi quasi un altro grappoletto me lo magno, tanto è gratis il grappolo, eh? Nella Bibbia c'è scritto che se tu vai in te una vigna e te magni l'uva, non è un rubà. Non significa rubà, e c'è proprio un passo che lo specifica. Te dirai, trovami quel passo, te lo trovo, se te basta che me lo domandi, te lo trovo. Adesso non ce l'ho sotto mano, la Bibbia ce l'ho adesso in macchina, devo leggere questa lettura della parola di vita del settembre 2013. Non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. 1 Giovanni 3,18. Questo grappoletto bellissimo col vino rosso e il vino bianco, me lo magno proprio direttamente. Oh! Ecco, guarda. Guarda un po'. I semi li sputo. Questa è una lettura molto importante. È San Giovanni che scrive, egli mette in guardia le sue comunità contro certuni, i quali a parole esaltavano la fede in Gesù, ma questa fede non facevano seguire le opere, anzi queste ultime venivano considerate inutili o superflue, come se Gesù avesse già fatto tutto. La loro era così una fede vuota e sterile, perché lasciava mancare all'opera di Gesù l'apporto indispensabile che egli chiede a ciascuno di noi. E qual è questo rapporto indispensabile? Amarci gli uni gli altri come lui ci ha amati, e che lui, come lui ci ama e ci ha amati. Amarci gli uni gli altri, la fraternità universale, l'ho detto sempre.
L'ho detto sempre e lo dirò sempre. Quindi la cosa fondamentale, di più di tutti, in assoluto, qual è la legge di Gesù? È amarci gli uni gli altri. Amare Lui sopra ogni cosa e poi amarci gli uni gli altri. Amare con i fatti. La vera fede, dice l'Apostolo, è quella che dà prova di sé, amando come Gesù ha amato e ci ha insegnato. Ora, la prima caratteristica di questo amore è la concretezza. Gesù non ci ha amati con dei bei discorsi, ma è passato in mezzo a noi facendo del bene, sanando tutti, essendo pienamente disponibile verso quelli che gli si presentavano, a cominciare dai più deboli, dai più poveri, dai più emarginati, e dando la sua vita per noi. Non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Dobbiamo amare poi, dice l'Apostolo, oltre che con i fatti, anche nella verità. L'amore cristiano, mentre cerca di tradursi in fatti concreti, si preoccupa di ispirarsi alla verità dell'amore che troviamo in Gesù, si preoccupa di fare opere conformi ai suoi sentimenti ed ai suoi insegnamenti. Dobbiamo cioè amare nella linea e nella misura mostrataci da Gesù. Non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Come vivere allora la parola di vita di questo mese? Il messaggio è fin troppo chiaro. È un richiamo a quell'autenticità cristiana su cui Gesù ha tanto insistito. Ma questa non è anche la grande attesa del mondo? Non è forse vero che il mondo di oggi vuol vedere dei testimoni dell'amore di Gesù? Amiamo allora con i fatti e con le opere, cominciando dagli umili servizi che ci sono richiesti ogni giorno da parte dei prossimi che ci stanno accanto. E amiamo nella verità. Gesù agiva sempre in linea con la volontà del Padre. Allo stesso modo anche noi dobbiamo sempre agire in linea con la parola di Gesù. Egli vuole che vediamo Lui stesso dietro ogni prossimo. Infatti, quanto facciamo per ciascuno lo ritiene fatto a sé. Qualsiasi opera buona che famo all'altro è come se la facessimo a Gesù. Egli vuole poi che amiamo gli altri proprio come noi stessi e che ci amiamo fra noi, essendo pronti a dar vita l'uno per l'altro. Amiamo dunque così per essere anche noi strumenti di Gesù per la salvezza del mondo. Chiara Lubich, anche se ormai Chiara Lubich sta in paradiso, però aveva scritto un sacco di scritti e scritture che i focolarini nel mondo pubblicano ogni mese. Pensa un po', la parola di Gesù. Gesù ha illuminato la creatura Chiara Lubich, una santa donna che ha fatto tanto del bene a tanti popoli del mondo, univa tutti i popoli nel nome di Gesù, li univa e li santificava nel nome di Gesù, l'ha sempre fatto in tutta la vita sua e per questo è diventata santa e sta in paradiso insieme con Gesù, Giuseppe e Maria e tutti gli angeli santi e insieme ai suoi cari. E dobbiamo prendere spunto dai santi, dalle persone sante che hanno testimoniato l'amore di Gesù verso di loro e verso degli altri. E così facendo noi ci dovremmo comportare di conseguenza. Cerchiamo da volerci bene gli uni gli altri, come ci dice Gesù, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Nelle opere buone, con i fatti. Guarda un po', le mariole anni 80. Guarda le fugge, oh. Sta mariola, guarda le fugge. Mi trovo qui, nella strada qui sotto, da Numana, che va verso Castelfidardo, verso la statale 16, e va anche al Coppo, se uno va verso Numana. Eccola qua, la strada che va oltre lì verso i sbarchi e Numana, il Coppo d'Ancona, insomma, e il Monte Conero. E c'è questa chiesa che avevo fatto un video di quel centesimo che mi aveva dato un assegno la Banca delle Marche l'anno scorso, anzi 2 anni fa, ma la Banca delle Marche mi ha spedito un assegno di un centesimo che babbo l'ha incorniciato, l'ha messo nella cornice, perché è una presa in giro pazzesca contro di me, per prendermi in giro come al solito, per schernirmi, perché lodo il Padre Eterno su internet e lo lodo anche fuori da internet, ma siccome lodo il creatore allora mi scherniscono, mi prendono in giro in tutte le maniere possibili, e da darmi a tal punto un centesimo di assegno. Quindi chiunque più c'hanne, più soldi c'hanne, sa gente ricca, lor signori, e più volene
più c'hanno e più mucchie, ne non aiutano mai a nessuno, ma ci avranno da rende conto al Padre Eterno degli aiuti mancati che potevano aiutare gente bisognosa, porra disgraziata, compagna a me, oppure peggio di me, o messi meglio di me, che quello che ti pare a te, però poteva ne fare tanto del bene e non l'hanno fatto, e per queste mancanze e saranno giudicati da Dio e non da me. Io non giudico nessuno. Qua c'è qualche cacciatore che spara gli uccellini, purini. È una zona dei cacciatori qua. E questa chiesa sicuramente, siccome è stata abbandonata, sicuramente l'avevano costruita una famiglia di una casa di campagna, che sicuramente sono andati nell'altro mondo, nel mondo di pace, nel regno di Dio, a lodarlo, a ringraziarlo, a continuarlo a lodare nel regno eterno. Perché una volta c'era perfino la campana, e se recitava la messa oltre che il rosario, questa casa, questa chiesa, sicuramente l'ha costruita delle persone che lodavano e ringraziavano il Creatore Gesù, dentro una casa di campagna de seculline chi? Invece adesso c'è i cacciatori che mazza i cuoricini volanti, adesso c'è l'imbastardimento, la barbarità della società, nel consumistica e tutto, l'abbandono delle case di campagna che una volta erano uniti in Gesù a pregare il rosario, l'arma, la mitragliatrice contro l'inferno, contro i demoni, contro gli spiriti maligni, e adesso è tutto abbandono. E queste le conseguenze del peccato, della divisione e della chiusura dei cuori a Gesù. I cuori è stati chiusi per Gesù, ma è stati aperti per il materialismo, per la dannazione eterna, per il consumismo e per lo schifo e per tutti i sette vizi capitali. E il cuore ormai è stato venduto a Satana. E adesso queste qui le conseguenze dell'abbandono. La chiesa abbandonata, guarda che roba, oh! C'è un'urna, vedi? C'è pure un quadro, un quadretto, guarda. Tutto abbandonato. Guarda un po'. Probabilmente questa creatura qui sta in cielo. C'è un altare, c'è i defunti e c'è l'altarino di Gesù e Maria. Maria, Madre Maria, che tiene in braccio nel suo cuore a Gesù. Misericordioso, amore infinito, sorgente dell'amore. Quindi, dato il momento che c'è tutto su vento, fratello vento, io mi metto lì in quella macchina lì a recitare l'arma e la mitragliatrice contro il male, quella mitragliatrice che usavano le famiglie de campagna una volta, oltre che lodavano e ringraziavano il creatore durante il lavoro pesante, creavano anche, costruivano delle chiesole vicino alle case di campagna. Addirittura ci sono alcune case di campagna più grandi, abbandonate sempre, la maggior parte, tanto qua nelle Marche quasi tutte abbandonate, che ci sono addirittura le chiese dentro queste case, e sono state fatte proprio delle chiese, e le case di una volta, anche se non c'è la chiesa edificio, proprio c'era la testimonianza della presenza di Gesù e le chiese dentro i corpi, quello che dovrà essere adesso pure, che non c'è più. Apposta c'è tutto questo menefreghismo, questo permissivismo, questo relativismo, questo strafregarsene della povera gente che c'ha bisogno di un conforto morale, spirituale, materiale, psicologico e fisico. Quindi la mancanza dell'amore e la mancanza di Gesù nei cuori ha portato a tutto su macello di abbandoni, divisioni, distruzioni, usura e anche il macello dell'ambiente, anche la sporcizia dell'ambiente. Tutta la gente, basta che apre il finestrino, butta di sotto, a posto, ha fatto tutto. La gente, basta che butta la mondezza fuori dalla macchina, perché tanto adesso non c'è più i cassonetti, c'è solo determinati giorni che passano i camion della riciclazione, se no non sai più dove buttare la roba. Qua nelle Marche almeno è così, alcuni posti ancora ancora ambiente c'ha dei cassonetti proprio stabiliti nelle strade, allora tanta gente va lì a buttarli lì, quelli un po' più educati. Ma invece la gente che se ne strafrega, menefreghista dell'ambiente
che lo ospita, butta tutto di sotto, fuori dai finestrini. E quello è una cosa, un abominio contro. Se uno fa del male al proprio pianeta, alla propria terra che lo ospita, fa del male non solo a se stesso, degrada a se stesso, il proprio cuore, la propria anima, ma anche è in degrado anche nei confronti di tutta la società intera. Quindi se tutti non fanno niente di bene alla terra stessa che ci ospita, non fanno bene né a loro stessi né alla collettività individuale, Per tutti è così. La fraternità universale dovrebbe essere non solo sulle parole, sui fatti e come posso dire, i dati di fatto della dolcezza, della premura, dell'affetto, dell'amore reciproco e tutto, ma anche per l'amore, da dimostrare amore verso l'ambiente che ci ospita e ci fa campare, verso la natura stessa. Se no non doniamo amore alla natura stessa, non potremmo definirci che amiamo la gente. Non amiamo nessuno se non dimostriamo amore per la natura, per il creato. Quindi cerchiamo da capire sta faccenda qui, che è molto importante, Quindi noi, niente, qui si deve fare del tutto per prendere consapevolezza, da custodire non solo il nostro cuore, e la nostra anima, la nostra mente all'amore vero, e alle opere buone, ma anche custodire il nostro cuore, la nostra mente, la nostra psiche, il nostro corpo all'amore anche e soprattutto per il nostro Dio e per il pianeta Terra che Lui ha creato per farci campare. Dovemo assolutamente custodire l'ambiente che ci circonda. E non essere ingrati, non dovremmo essere ingrati contro l'ambiente che ci circonda, perché ormai la rubaccia a destra e a sinistra delle strade, se io faccio un video completo della rubaccia non finirei mai, farei un video lungo 800 minuti, anche se basta 1000 minuti, se basta, chi nella zona e poi la zona delle Marche è una zona che proprio è a destra e a sinistra delle strade è un macello, ma più va in Bassa Italia è più sempre peggio, Quindi la zona delle Marche non è niente al confronto della rubaccia che c'è nelle grandi città, perché nelle Marche c'è la città Macerata, Iesi, e nelle Marche c'è delle città grandi, Ancona e altre città, Ce n'è tante di città degradate, a destra e a sinistra delle strade un macello, la nettezza urbana noi la fa pulire perché sono intregati, non assume né più ni sciugra, purtroppo i governi del mondo a vole ne annientà proprio distrugge completamente la creatura terrestre e anche il pianeta che campiamo. Quindi non fa niente per agevolare la pulizia e il decoro dell'ambiente, dei cuori e delle menti, anzi fa controproducente, controproduce e produce l'odio. I governi del mondo producono odio contro l'ambiente, contro Dio e contro se stessi, pensa che roba, Però tutto è manovrato dall'angelo caduto, tanto alla fine vuoi e non vuoi i discorsi vanno sempre lì, Chi è che compie il male? Il demonio, il diavolo, colui che divide. E chi è che lo fa però tramite lui? Chi è che lo compie il male? La creatura divina che col libero arbitrio che gli ha donato Dio per infinita misericordia e amore ha scelto il male anziché scegliere il bene. E questo è il risultato del male, la divisione, l'usura, la mancanza di gratitudine e per l'ambiente, per se stessi, e la mancanza di gratitudine verso colui che ci ha creato dal nulla. Quindi questi aspetti li dobbiamo evidenziare bene e ogni giorno valutare con discernimento e concretezza, facendo ogni opera buona da adesso in poi. Definimo una meta, e cioè la meta da fare del bene, da cominciare a comportarci bene verso l'ambiente che ci circonda, verso gli altri, verso noi stessi e verso Dio principalmente, perché se noi ci comportiamo bene e cerchiamo di lodare, ringraziare e innalzare il nostro creatore,
se amiamo a Lui sopra ogni cosa, le altre cose viene tutte automatiche. Tutte automatiche vienene. Non siamo automa, però vienene e man mano che noi dedichiamo il tempo al nostro Dio creatore, anche quando faticiamo in fabbrica, perché io quando faticavo in fabbrica per 16 anni precisi in una fabbrica, dopo ho cambiato altre fabbriche, tra tutto quasi 20 anni, però 16 anni in quella fabbrica, dentro lì non è che io faticavo solo, ma mentre lavoravo, senza perdere tempo niente, perché non è mai una perdita di tempo la preghiera, cercavo da pregare in ogni modo, e non solo a parole, rosario, queste cose qui, ma anche infatti cercavo da voler bene più i miei colleghi di lavoro, cercavo da rispettarli, cercavo da stabilire un'amicizia e un gesto d'affetto, gesti di premura, di affetto e tutto, anche coi padroni, così testimoniare l'amore con i fatti, con le opere e con le parole, non solo con le parole, perché le parole, la fede senza le opere è morta, no, si dice, però chi è che c'ha fede oggi come oggi? Nessuno, perché chiunque c'ha fede grande quanto un granello di senape sposterebbe le montagne, ma le montagne chi le sposta? Nessuno. Allora chi è che c'ha fede? Nessuno, però bisogna essere certi, io sono certo al massimo e credo ciecamente al mio creatore, Dio creatore onnipotente ed eterno, Gesù Cristo, Dio fatto uomo in Gesù, morto e risorto per noi, per donarci la vita eterna, per salvarci dalla decisione dell'uomo che ha scelto il peccato, da salvarci da quella decisione che ci ha portato all'annullamento dell'amore. Invece Gesù è venuto ad ripristinare l'amore nei cuori imbastarditi che hanno scelto il male. Quindi ripristiniamo questo amore che ci ha donato Gesù a gratis, questa vita che ci ha donato a gratis, così facendo riusciremo finalmente a ottenere la gioia piena, quella gioia che illudendoci andiamo in cerca in tutte le cose materiali, credendo da trovarla, ma non la troveremo mai nelle cose materiali, perché ci porta solo in sofferenza e non arriviamo mai alla vera gioia, perché qualsiasi cosa materiale, anche se otterremo tutti i regni del mondo, non otterremo mai la gioia, perché i regni del mondo non è che ce li portiamo nella cassa da morto, perché quando il corpo momentaneamente muore, perché l'uomo ha scelto Satana, ha scelto il male, allora l'uomo momentaneamente muore, il corpo muore, ma l'anima, se non ci siamo affidati a Gesù col cuore, non morirà mai, siamo eterni. Se noi ci affidiamo a Gesù siamo eterni, come Lui è eterno, Lui è risorto dalla morte, per Lui la morte non ha avuto potere, non ha avuto nessun legame con la morte Gesù. Quindi Dio si è fatto uomo in Gesù, si è sacrificato per ognuno di noi, ha dato la sua vita per noi, e non c'è amore più grande di questo. Grazie Gesù del tuo amore immenso che tu nutri sopra ogni creatura che tu hai creato, sopra di me e sopra di te che stai a guardare. Quindi grazie Gesù, benedicimi, liberami, guariscimi, illuminami, proteggimi. E adesso io ti affido l'anima di Morena, che ieri è morta qui sulla terra, Il suo corpo, ormai il corpo è un contenitore dell'anima, il contenitore dell'anima sua, ormai o lo creme nella cremazione, cioè, oppure lo seppellisce nel sottoterra, oppure in un fornetto, quello che è, vante la cassa da morto il corpo. Però dal corpo l'anima è uscita fuori, e l'anima de Morena sta nella dimensione dell'amore, la dimensione che Dio ha creato per tutte le anime immortali. Perché l'anima è immortale, come Lui è immortale, gli ha donato un posto, un paradiso. Quindi Gesù, morto e risorto per noi, per tutti coloro che si affidati a Lui, si affidano ciecamente a Lui, vivranno in eterno nella gioia, nell'amore. Quindi affido l'anima de Morena a Gesù affinché sia illuminata da te e portata in paradiso, se già non ci fosse, se sta in purgatorio, affinché sia portata in paradiso prima possibile. Tramite questa preghiera del rosario per Morena, buon'anima, l'eterno riposo dona a Morena, Signore, risplenda a lei la luce perpetua, riposale in pace, ame. Adesso prego per questa anima, di questa creatura, e che Gesù ha chiamato con sé, e poi e per tutte le anime del purgatorio, specialmente zio Mario,
nonno Basilio, Dalila, e Luigi, e Maria, Paola e poi altre anime dei miei cari defunti e tutte le anime abbandonate, perse nel purgatorio che nessuno ci prega, ci prego io. L'eterno riposo dona al loro Signore, risplende a loro la luce perpetua, riposele in pace, amen. Allora mi affido a te, Gesù, per intercessione potentissima di Madre Maria, in questa chiesa qui, ormai abbandonata, perché chiunque l'ha costruita è andato nella vita eterna, è passato da questa vita materiale falsa, questo pellegrinaggio verso la vita vera, alla vita eterna, alla vita vera, quella che non ci avrà mai fine, dove morte e lutto, spavento, affanno e pianti contro pianti non ci saranno più nella vita eterna, sempre se uno ha confidato nell'amore, sempre se uno si è comportato nell'amore, perché se non ci si comporta con amore tutto, non ci si gioirà più, mai più dell'amore, perché l'amore si ottiene compiendo amore. E più lo lodiamo, lo ringraziamo e lo esaltiamo il nostro creatore Gesù, e più lui ci dona la forza vitale per rimanere nella gioia, nella pace, anche in mezzo a un mare di tenebra come quello che ci sta a volge. Adesso vado oltre qua un attimo, chiudo lo sportello, sennò mi consuma tutta la batteria, che già fatica accende se sapora la macchina. Adesso mi pio pure una bottiglia d'acqua, chi? Mi pio tutto, chi? Vado a leggere qua sotto. Aspetta, ecco, vado a leggere tutto, chi? Chiudo lo sportello, a posto. Sennò mi finisce la batteria della lucetta sotto, anni 80, sotto il sottotetto. Adesso io registro qui perché mi pare che il vento questa pianta lo copre. Eccolo qua, va, vedi? Copre il vento. Adesso bevo un goccio d'acqua, che ci siete? Oggi questo pomeriggio è il pomeriggio del 18 settembre 2013. A posto, ho bevuto s'acqua. Ne sa de sghizzo di gatto in calore, s'acqua, chissà perché. Ci avrà pisciato un gatto. Stessa butia. Allora, adesso io, prima che recito la mitragliatrice contro Satana, contro i spiriti maligni, leggo questo fogliettino che già ho letto in altri video, ma è molto importante a leggerlo, e quindi lo devo, me sento da rileggerlo un'altra volta. Se a te te sta bene, vabbè, se no non me ne può fregare meno. Allora, adesso leggo questo fogliettino di San Giacomo della Marca, che ce l'aveva sempre con sé questo fogliettino, tratto da un pezzo della Bibbia, Romani 10:13 e Atti 4:12. Chiunque invocherà il nome del Signore Gesù sarà salvato. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Il nome di Gesù scaccia ogni tentazione. O pissimo Gesù, pieno di grazia, io sono un grandissimo peccatore, perdona mio Signore. Adesso io leggo questa preghiera, ma parlo per me, verso Gesù. O clementissimo Gesù, che sei stato inchiodato alla croce per i peccati, perdona a questo peccatore che ritorna a te. Parlo per me e per tutti quelli che hanno bisogno di ritornare a Gesù, l'unica vera pace, l'unica vera gioia, l'unica vera via, verità e vita. Oh, tu che hai detto, non sono venuto per salvare i giusti ma i peccatori, eccomi, sono io peccatore, chiamami a te Gesù, fonte di ogni pietà, io voglio sempre avere te nell'anima, nel cuore, e amare sempre te, oh buon Gesù, che sei benedetto nei secoli, amen. Adesso avendo letto questo, recito l'arma contro il male, intercedendo a Gesù per l'anima di Morena. L'eterno riposo dona a Morena, Signore, risplende a lei la luce perpetua, riposala in pace, amen. Oggi è mercoledì 18 settembre 2013. Allora,
Allora, leggo e recito il rosario dei misteri della gloriosi. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Chiediamo intercessione a Madre Maria e affinché ci illumini con il Santo Spirito. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni datore di doni, vieni luce di cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Ti prego, Gesù mio, anche oltre per l'anima de Morena, ti chiedo la grazia da fa piove. Da fa piove la tua acqua per la terra, per l'ambiente che ci circonda, perché è molto assetato. E ti chiedo da fa scende anche il tuo Spirito Santo di conversioni sopra ogni cuore imbastardito dal consumismo e dal relativismo, dai mass media, da tutte le falsità che inculcano le televisioni, i computer e tutto il resto dei social network. Nel primo mistero della gloria si contempla la resurrezione di Gesù. So che cercate Gesù crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Quindi in Gesù la morte non ha avuto potere. Tratto da Matteo 28:5-6. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vedi? Sono arrivato? 4, 6... Al sesto Ave Maria, e già quanti sbadii ho fatto, Premetto che ogni sbadio è uno spirito maligno che mi è stato mandato per invidia, per cattiveria, per maledizioni e tutto contro di me, perché so invidiato, so maledetto, perché lodo il creatore tramite anche nei social network e la gente mi invidia, mi maledice, mi fa le magie, le maledizioni, le messe nere, stante le sette sataniche, la gente mi manda i mali, le fatture, le magie nere, mi vuole vedere morto, disteso col conte una cassa da morto, però io mi proteggo e tutti i spiriti maligni che mi mandano, escene fuori quando recito questa mitragliatrice contro i spiriti maligni stessi, contro Satana, contro il divisore, Quindi mi proteggo con il rosario, con le benedizioni, con le opere buone e con i sacramenti. È importantissimo il sacramento della confessione e della comunione, che te libera dalle angosce, dai problemi, te libera
da tutte le cose brutte che uno ci ha mucchiate, dei cattiveri, delle malvagità nell'anima. Te purifica. Quindi purificami, oh Signore, sarò più bianco della neve. Grazie Gesù, purificami Gesù, liberami da ogni male. Nel tuo nome Gesù Cristo ti chiedo questo, ti chiedo questa grazia. Liberami dal male, da ogni avversità del maligno. Mandatami. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. Guarda i spiriti maligni che scappano fuori, oh. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Tratto da Marco 16:19. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero della gloria si contempla la Pentecoste. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti ripieni di Spirito Santo, tratto da Atti 2, 3, 4. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te,
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero della gloria si contempla l'assunzione di Maria al cielo. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, santo è il suo nome, tratto da Luca 1,49. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto mistero della gloria si contempla Maria incoronata regina degli angeli e dei santi. Nel cielo nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra, tratto da Apocalisse 12,1.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, Clemente, Pia, Dolce Vergine Maria. Che cosa è il Santo Rosario? È l'arma santa, è la preghiera più potente, più commovente, più irresistibile che l'uomo possa evocare, che suona e si amplifica nel cuore immacolato di Maria. Ogni lettera, ogni parola del Santo Rosario, se recitata con fede e con devozione, suona in paradiso più forte dei cori degli angeli. E non importa il luogo in cui si dice, ma come si prega, ogni mistero è eterno, ogni parola è nuova se la preghiera segue il cuore che l'ha detta. È la preghiera delle grazie, il Santo Rosario commuove la volontà di Dio, tutto per intercessione della Regina delle Devozioni. Recitiamo ogni giorno, come ha chiesto espressamente la Madonna, il Rosario. È la mano che lo scorre, è la voce che lo canta, è il cuore che lo prega. Un Padre ave gloria, secondo le intenzioni del sommo Papa Francesco. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen. Adesso, siccome questa corona del Rosario è dedicata al Sacro Cuore di Gesù, c'è 7 decine per il Sacro Cuore di Gesù, io recito le ultime 2 decine che c'erano rimase, oltre che le 50 Ave Marie, Nan 3:20, Gesù pensaci tu, che fa molto bene, se noi affidiamo tutto a Gesù e cerchiamo in tutti i modi possibili col cuore, confidando in Lui, a confidare in Lui, allora tutto
inizia a prendere una diversa luce anche in questo, in questa situazione di tenebra che ci avvolge tutti quanti, ci rifiorisce una luce, ci illumina una luce da quando recitammo col cuore il rosario e queste preghiere, la coroncina della Divina Misericordia, e chiediamo intercessione a Gesù da pensarci a Lui, perché sia fatta la sua volontà e non la nostra. Gesù, pensaci tu, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen. E per l'anima di Morena, l'eterno riposo dona a lei, o Signore, risplende a Morena, Signore, risplende a lei la luce perpetua, riposale in pace, amen. Per i nostri cari defunti, l'eterno riposo dona a loro, Signore, risplende a loro la luce perpetua, riposale in pace, amen. E per tutti i cari defunti che non, nessuno ci prega, per le anime del purgatorio rimaste senza preghiere, l'eterno riposo dona a loro, Signore, risplende a loro la luce perpetua, riposale in pace, amen. Gesù, pensaci tu, 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 Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen. Gesù, pensaci tu, 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 Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli, amen. Adesso mi affido a Gesù, alla sua divina misericordia, per mezzo di questa preghiera potente dopo del rosario, sempre potentissima, sempre, se pensa, rosario è una mitragliatrice contro gli spiriti maligni, è una mitragliatrice contro l'inferno, contro l'inferno, contro gli attacchi del maligno, è una liberazione, è una purificazione, no? E la coroncina della Divina Misericordia, sempre recitata col rosario in mano, impugnando rosario, se recitata col cuore, è una protezione potentissima per l'anima peccaminosa al massimo, chiunque ha peccato tantissimo, anche mortale, tutti i peccati che te pare, chiunque confida nella divina misericordia di Gesù col cuore verrà perdonato e salvato. Pensa che amore che c'ha folle Gesù per ognuno di noi. Quindi confido in te, Gesù, Gesù, confido in te, sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E ti affido a te, Gesù, tutti coloro che mi hanno chiesto intercessioni, preghiere e protezione tua per loro, di guarigione e liberazione, non solo fisica ma psichica e spirituale. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo direttissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo direttissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo direttissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo direttissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te. Gesù, pensaci tu, 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 Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, pensaci tu, 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 Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre Celeste Dio, abbi pietà di noi, Figlio Redentore del mondo Dio, abbi pietà di noi, Figlio Redentore Spirito Santo Dio, abbi pietà di noi, Santa Trinità unico Dio, abbi pietà di noi, Santa Maria prega per noi, Santa Madre di Dio prega per noi, Santa Vergine delle Vergini prega per noi, Madre di Cristo prega per noi, Madre della Chiesa prega per noi, Madre della Divina Grazia prega per noi, Madre Purissima prega per noi, Madre Castissima prega per noi, Madre Sempre Vergine prega per noi, Madre Immacolata prega per noi, Madre Degna d'Amore prega per noi, Madre Ammirabile prega per noi, Madre del Buon Consiglio prega per noi, Madre del Creatore prega per noi, Madre del Salvatore prega per noi, Vergine prudente prega per noi, Vergine degna di lode, di onore prega per noi,
Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tempio di gloria, prega per noi. Dimora consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Gloria del popolo eletto, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina dei vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Regina del Santo Rosario, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Signore Gesù, che per giungere alla glorificazione hai voluto vivere un'esistenza umana intessuta con la nostra di gioia, come la nostra, di gioie e di dolori, fa che non vengano mai a mancare ferventi sacerdoti religiosi e laici che col Rosario di Maria trasmettono ai fratelli i misteri della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vieni, Santo Spirito, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Illumina i nostri corpi, illumina le nostre menti, illumina i nostri... illumina i nostri corpi. Irradia le nostre menti e distruggi in essi tutto ciò che ti addolora. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adesso, prima che leggo questo foglio del Papa, guerra chiama guerra, c'è un giudizio di Dio. Guarda, l'Angelus, guerra chiama guerra, c'è un giudizio di Dio. Guarda, è passato l'Angelus. Io ero con mio cugino Luca e Jonathan, che mi hanno pagato il viaggio, siamo andati a Roma con la 1 e la Joe, e ho fatto un video completo e sicuramente è online già, che c'era il Papa proprio che ha detto questa cosa qui. Prima che lo leggo vi faccio vedere delle foto che ho fatto nelle, te pensa, nelle 2001, allora nelle 2000, allora nelle, questo è, l'ho fatto nel 2001, sì, nel 2001, con Marco Catena, ci sono andato, un amico mio di Castelfidardo, che ci vediamo pochissime volte, però lui c'ha le sue compagnie e io ce n'ho altre compagnie, no? Allora, però siamo sempre amici. Guarda un po', guarda un po' chi stavo al Gaver e c'è Martinez, e il presidente nazionale del rinnovamento, il rinnovamento nello Spirito Santo, Martinez, eccolo qui, questo è responsabile del rinnovamento dello Spirito Santo, questo qui, questo invece è un vescovo che è morto e lo chiamavano il Duce perché c'aveva la testa pelata, sembrava il Duce. Allora invece io qui, so qui, guarda un po', io, eccomi qui, maglietta anni 90, vedi? Era l'anno 2000, prima che andassi a Maggiugorje con mia madre, sono andato al Gavere, una settimana intensiva di preghiere del rinnovamento dello Spirito Santo, rinnovamento nello Spirito Santo, che mia madre è 40 anni che c'è sta. Rinnovamento dello Spirito Santo, e questo è Martinez. Martinez, vedi? Questo qui. Questo qua è un vescovo, è morto, è andato in cielo. Questo su io. E questo qui. Questo qui, vedi su dedo chi? Il dedo mio. Guarda,
Questo qui, de retro qui a fianco, è Marco Catena, questo amico mio, un amico mio. Eccolo qui Marco Catena, eccolo. Eccolo. Marco, quella volta siamo andati insieme lassù e abbiamo fatto questa esperienza insieme, vedi? Vedi io? Io so de retro. Eccolo qui. Io nelle montagne, nelle Trentino Alto Adige, con rinnovamento, e sono stato bene quella volta. Dopo mia madre mi ha portato a Schio da Renato Baronne, il veggente che appariva la Madonnina, poi nel 2004 è asceso al cielo, la Madonna l'ha chiamato per la vita eterna. E dopodiché mia madre mi ha portato a Maggiugorje, nell'agosto del 2000 sono andato a Maggiugorje. E dopo qua è che mi chiede un'altra foto con Marco dietro. Guarda un po'. Marco è quello vestito di rosso. Quello dietro di retro. Quello dietro di tutti su io. Guarda un po' che montagne. Le montagne del Trentino Alto Adige. Quella volta. Dopo c'è altre foto qua. Qual è? Eccole qui. Queste le ho fatte con dei capogruppi del rinnovamento. Queste due ragazze qui, capogruppo del rinnovamento. E sta un fiume e ce n'è una cieca. Però loda il creatore a più non posso. Questa ragazza qui. No, questa ante il dito. Quell'altra. Vedi? Guarda che piante, guarda, guarda che fusti. E il fiume di là, vedi? Nel 2000 premetto che faticavo in fabbrica duro, facevo 10-11 ore al giorno, sempre dentro, chiuso dentro il capannone di fabbrica, un mascello di fatica, E quindi ancora lavoravo duro, sodo, per costruirmi un futuro che purtroppo non è stato, dopo mi si è sfasciato tutto. Adesso comunque, bisogna vivere giorno per giorno meglio possibile, lasciando perdere il passato, perché l'acqua passata non macina più il mulino non gira più dell'acqua passata. Allora bisogna vedere il presente. Allora io ti dico che queste foto adesso le scanalizzo e le butto via, che tanto non serve più a niente. Allora, poi, e qua cosa c'ho? Poi c'è questo libricino che dovrei leggere, l'Immacolata Messaggio di Dio. Questo me l'ha dato Padre Giuseppe. Gesù Eucaristico Amore, lo Spirito Santo, cuore di Gesù, cuore dell'uomo, la grande promessa dei Santissimi Cuori, la devozione alla Madonnina, chi è Maria, il Santo Rosario dei Santi, meditiamo il Santo Rosario, una luce sul mondo, l'Immacolata, la medaglia miracolosa, questa qui, guarda, la medaglia miracolosa, che ai demoni gli dà fastidio un bel po' questa medagliola, guarda. Questa gliel'ha data a dei santi, la Madonnina. La Madonnina in persona l'ha data dei santi e gli ha detto a una santa, gli ha detto da farla scolpire in tutto il mondo. E chiunque la porta col cuore è protetto dai spiriti maligni dei demoni. Pensa che roba. E gli dà fastidio alla gente che i cosiddetti normali, i normali chi è? Quelli che mi dicono te non sei normale. E sa, lodo il creatore. I normali è quelli che si definiscono normali perché lodano a Satana. E questi normali gli dà fastidio un bel po' sa medagliola. Quando mi hanno visto giù il mare, me gira nel volto, me si gira da un'altra parte, incazzati neri. Mi capita da tutte le parti a me. Quelli che sono figli di Satana, e cioè tutti coloro che non fanno la volontà dell'amore, ma fanno la volontà della divisione dell'odio, questi qui si girano da un'altra parte quando vede questa medagliola. Perché si vede proprio che quando te si gira da un'altra parte, quelli che fanno la tenebra, quelli che vivono nella tenebra, chi dà fastidio questa medagliola, è proprio perché non sono soggetti al veleno satanico, E così, Ce n'è tanti che gli dà fastidio un bel po' sta medagliola. Allora, l'Immacolata Messaggio di Dio, vedi? Cardinale Giuseppe Siri. Io una volta a Padre Giuseppe a Campocavallo gli ho detto cosa posso leggere in te video, mi ha dato sul libricino chi me l'ha regalato.
a gratis, questo infatti è gratis, eh. Pubblicazione di Casa Mariana, guarda, Casa Mariana, Maria Santissima del Buon Consiglio, Frigento, guarda, questo è importantissimo che lo leggi, adesso man mano devo leggere questo qua pure, adesso devo leggere un capitolo di qui, allora prima la guerra chiama guerra, c'è un giudizio di Dio del Papa, leggio, poi un capitolo di questo libro di Padre Livio con Diego Manetti, molto importantissimo, tutti i segreti che ho confidato si realizzeranno, dice la Madonnina, i segreti di Maggiugorje, la regina della pace rivela il futuro del mondo, poi leggerò questo, allora adesso prima di tutti, piano piano, leggo tutto. Guerra chiama guerra, c'è un giudizio di Dio, l'Angelus. Ecco il testo pronunciato domenica dal Papa Angelus, all'Angelus, se no il Papa Francesco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Quest'oggi, cari fratelli e sorelle, vorrei farmi interprete del grido che sale da ogni parte della terra, da ogni popolo, dal cuore di ognuno, dall'unica grande famiglia che è l'umanità. Con angoscia crescente è il grido della pace, è il grido che dice con forza: vogliamo un mondo di pace, vogliamo essere uomini e donne di pace, vogliamo che in questa nostra società dilaniata da divisioni e da conflitti scoppi la pace, ma più la guerra, mai più la guerra, mai più la guerra. La pace è un dono troppo prezioso che deve essere promosso e tutelato. Vivo con particolare sofferenza e preoccupazione le tante situazioni di conflitto che ci sono in questa nostra terra, ma in questi giorni il mio cuore è profondamente ferito da quello che sta accadendo in Siria e angosciato per i drammatici sviluppi che si prospettano. Rivolgo un forte appello per la pace, un appello che nasce dall'intimo di me stesso. Quanta sofferenza, quanta devastazione, quanto dolore ha portato e porta all'uso delle armi in quel martoriato paese, specialmente tra la popolazione civile e inerme. Pensiamo quanti bambini non potranno vedere la luce del futuro. Con particolare fermezza condanno l'uso delle armi chimiche. Vi dico che ho ancora fisse nella mente e nel cuore le terribili immagini dei giorni scorsi. C'è un giudizio di Dio e anche un giudizio della storia sulle nostre azioni a cui non si può sfuggire, perché chi la fa l'aspetti. Non è mai l'uso della violenza che porta alla pace. Guerra chiama guerra, violenza chiama violenza. Con tutta la mia forza chiedo alle parti in conflitto di ascoltare la voce della propria coscienza, di non chiudersi nei propri interessi, ma di guardare all'altro come ad un fratello e di intraprendere con coraggio e con decisione la via dell'incontro e del negoziato, superando la cieca contrapposizione. Con altrettanta forza esorto anche la comunità internazionale a fare ogni sforzo per promuovere senza ulteriore indugio iniziative chiare per la pace in quella nazione, basate sul dialogo e sul negoziato per il bene dell'intera popolazione siriana. Non sia risparmiato alcuno sforzo per garantire assistenza umanitaria a chi è colpito da questo terribile conflitto, in particolare agli sfollati nel paese e ai numerosi profughi nei paesi vicini. Agli operatori umanitari impegnati ad alleviare le sofferenze della popolazione sia assicurata la possibilità di prestare il necessario aiuto. Che cosa possiamo fare noi per la pace nel mondo? Come diceva Papa Giovanni, a tutti spetta il compito di ricomporre i rapporti di convivenza nella giustizia e nell'amore. Una catena di impegno per la pace unisca tutti gli uomini e le donne e di buona volontà. È un forte e pressante invito che rivolgo all'intera Chiesa Cattolica, ma che estendo a tutti i cristiani di altre confessioni, agli uomini e donne di ogni religione e anche a quei fratelli e sorelle che non credono. La pace è un bene che supera ogni barriera, perché è un bene di tutta l'umanità. Ripeto a voce alta, non è la cultura dello scontro, la cultura del conflitto, quella che costruisce la convivenza nei popoli e tra i popoli, ma questa, la cultura dell'incontro, la cultura del dialogo. Questa è l'unica strada per la pace. Che giunga al cuore di tutti e tutte.
depongono le armi e si lasciano guidare dall'anelito di pace. Per questo, fratelli e sorelle, ho deciso di indire per tutta la Chiesa il 7 settembre prossimo, vigilia della ricorrenza della Natività di Maria, Regina della Pace, una giornata di digiuno e di preghiera per la pace in Siria, in Medio Oriente e nel mondo intero. E anche invito a unirsi a questa iniziativa nel mondo che riterranno più opportuno i fratelli cristiani non cattolici, gli appartenenti alle altre religioni e agli uomini di buona volontà. Il 7 settembre in piazza San Pietro, qui dalle ore 19 alle ore 24, ci riuniremo in preghiera e in spirito di penitenza per invocare a Dio questo grande dono per l'amata nazione siriana, per tutte le situazioni di conflitto e di violenza nel mondo. L'umanità ha bisogno di vedere gesti di pace, di sentire parole di speranza e di pace. Chiedo a tutte le chiese particolari che, oltre a vivere questo giorno di digiuno, organizzino qualche atto liturgico secondo questa intenzione. A Maria chiediamo di aiutarci a rispondere alla violenza, al conflitto, alla guerra con la forza del dialogo, della riconciliazione e dell'amore. Lei è madre, che lei ci aiuti a trovare la pace. Tutti noi siamo i suoi figli, aiutaci Maria a superare questo difficile momento e ad impegnarci a costruire ogni giorno e in ogni ambiente un'autentica cultura dell'incontro e della pace. Maria Regina della Pace, prega per noi. Maria Regina della Pace, prega per noi. Maria Regina della Pace, prega per noi. Francesco, Papa Francesco. Adesso, letto questo, mi metto a sede, che non ne posso più, che sta piegato con queste gambe, e leggo l'inizio di questo libricino. La presentazione del libro. Dopo, in altri video, leggo ogni capitolo, come faccio con il libro del Padre Livio, con Diego Manetti, ogni capitolo. Non mi spedite più altri libri, perché noi la FOL legge tutto, perché sai che la connessione è lenta. Io ho una connessione di Wind infostrada, molto lenta. Il tecnico mi ha detto che va a 8 mega, ma se collega carica i video a mezzo mega. Quindi attenzione, non mi date altri libri, se no libri contro libri, sopra libri, santi contro santi, noi la FOL legge. L'importante però è che noi, tra di noi, ci volemo bene. I libri sono importantissimi, per carità, specialmente i messaggi della Madonna che è adatto a Maggiugorie e il libro del Padre Livio e tutto, però l'importante, quello che è più importante in assoluto di base, è amarci reciprocamente, volerci bene, compiendo ogni sorta di bene, gli uni gli altri. Volemoci bene, operiamo il bene e l'amore, perché questo ci chiede Gesù, amarci gli uni gli altri come lui ci ha amato. Quindi adesso leggo la presentazione, poi un capitolo del Padre Livio e dopo in altri video leggo il capitolo del Padre Livio e poi questo libricino dell'Immacolata, messaggio di Dio. Il ciclo liturgico mariano si apre ogni anno con la festa dell'Immacolata Concezione, che si celebra l'8 di dicembre, nei primi giorni perciò dell'Avvento, all'inizio quindi di un nuovo anno liturgico, coincidenza felicissima questa della festa dell'Immacolata e dell'inizio dell'anno liturgico, perché la Madonna è certamente la guida più autentica per accompagnarci a farci rivivere durante l'anno liturgico i misteri della Redenzione. Di questi misteri, proprio il primo, quello dell'Immacolata, è uno dei più difficili e del cui contenuto il popolo cristiano conosce ben poco. Queste magistrali meditazioni pronunciate in chiesa e non riviste dall'autore portano, a mio avviso, un prezioso contributo alla conoscenza del mistero dell'Immacolata. Intendiamoci bene, non si tratta di lezioni teologiche, tutt'altro, sono pagine di una catechesi semplicissima sull'Immacolata. Una catechesi però che si muove su uno sfondo teologico, la cui ricchezza si rivela ogni tanto attraverso sprazzi luminosi. Catechesi in chiave ascetica e pastorale semplicissima, ma ricca di riflessioni personali e di applicazioni pratiche. Un esempio, parlando del rosario, il cardinale Siri dice: il rosario è il breviario della povera gente, e siccome povera gente siamo tutti, è il breviario di tutti. A chi si dirigono queste pagine?
a tutti, in particolare ai semplici fedeli. Io mi auguro però che questo volumetto giunga nelle mani di molti sacerdoti, la loro devozione alla Madonna si arricchirà e la loro catechesi mariana diventerà più viva e più incisiva. Mi auguro poi che queste pagine circolino in particolare in tanti istituti religiosi, specialmente di suore che si ispirano al mistero dell'Immacolata, di cui assumono anche la denominazione. Una cosa comunque è certa, chi legge queste pagine delle cardinale Siri sull'Immacolata si sentirà più ricco nello spirito, avvertirà nella mente e nel cuore una più viva e più gioiosa devozione alla Madonnina, Madre di Dio e Madre Nostra. Roma, 13 maggio 1983, fra cardinale Antonelli OFM. Storia dell'Immacolato concepimento della Vergine. Qui te parla proprio di tutto. Questo libricino è molto interessante per i sacerdoti, per i cardinali e per tutti i consacrati in Dio. E se tu che mi stai a guardare sei un sacerdote o un cardinale che sia, o un vescovo, cerca da leggete su libricino. Non sei costretto, o costretta, se è una monica, una suora, contro suora. Però è molto importante che leggete sul libro. Meglio di tutti, per carità, è la Bibbia. La Bibbia spiega tutto, passato, presente, futuro e tutto. Però proprio chi per ravvivare la fede in Gesù, Giuseppe e Maria, questo libro è molto importante. E specialmente, oltre che la Bibbia, il libro di Padre Livio. Padre Livio, che sarebbe Padre Livio Fanzaga, è direttore di Radio Maria, indaga il mistero dei 10 segreti di Maggiugorje, tramite i quali la Madonna svela il tempo della prova che si prepara per l'umanità. Attraverso le interviste ai veggenti e il commento ai messaggi della Regina della Pace si delinea lo scenario futuro del mondo. Quindi questo interessa a tutti gli esseri creati, a tutti coloro che abitano qui su questo pianeta. Tutti i segreti, allora la Madonnina dice, guarda, legge. Tutti i segreti che ho confidato si realizzeranno, perciò convertitevi. Quando verrà il segno visibile, per molti sarà già troppo tardi. Messaggio della Regina della Pace del 23 dicembre 1982. Pensa che roba, questo qua dell'Immacolata, è, per far capire, del 1983, pensa. Invece questo qui, il libro del Padre Livio, che parla, documenta dei messaggi della Madonnina, dei segreti proprio che ha detto ai veggenti, e parla proprio adesso, questo libro è recente, del recente volume, e però i scritti della Madonnina presi dai messaggi nuovi e vecchi dall'inizio dell'apparizione di Maggiugorje fino adesso. Quindi è importantissimo. Allora sono arrivato a leggere il compito dei veggenti nel tempo dei segreti. Guarda un po', fa un po' vedere le pagine che devo leggere. Ecco, allora leggo il libro del Padre Livio qui, che Diego Manetti parla e fa delle domande e lui risponde. Il compito dei veggenti nel tempo dei segreti. Quello è passato, ma ha guardato un cazzato nero. A posto. Sente bene, sentimo bene. Stappiamo le orecchie, perché ci interessa a tutti e riguarda a tutti sta faccenda qui. Allora, Diego Manetti che parla a Padre Livio e domanda delle domande e Padre Livio risponde, senti. Perché Padre Livio è un studioso proprio dei messaggi di Maggiugorje da 35 anni a sta parte. Dopo aver compiuto un lungo excursus preparatorio collocando i segreti di Maggiugorje nel contesto della profezia biblica e delle apparizioni mariane da Rude Bacche ai giorni nostri, abbiamo messo a fuoco l'urgenza dell'appello alla conversione che la Regina della Pace in questo tempo rivolge all'umanità per salvarla dal rischio dell'autodistruzione e dalla morte eterna. Possiamo ora entrare nel vivo dell'argomento, in quella che è la tematica specifica dei 10 segreti, e vorrei farlo, Padre Livio, chiedendoti anzitutto se dietro al fatto che i segreti siano 10 ci sia qualche significato particolare, poiché questo numero rappresenta una caratteristica unica nell'ambito delle apparizioni mariane. Senti che domande intelligenti che gli fa Diego Manetti a Padre Livio. C'è da capirla sta faccenda, oh. Penso ai due segreti di La Salette rivelati al Massimo a Melà
a Massimino e Melania, oppure al segreto in tre parti di Fatima. A Maggiugorje si ha invece a che fare con 10 segreti. E come qualcuno si lamenta che i troppi messaggi, così si corre il rischio che ci si possa lamentare anche sul numero dei segreti, dicendo che forse sono troppi. Qual è dunque il valore simbolico del numero 10 e che cosa ci svela sull'importanza dei segreti nel tempo che stiamo vivendo? Anzitutto è molto importante capire che le apparizioni di Maggiugorje hanno una portata mondiale. Allora Padre Livio te le spiega. Hanno una portata mondiale le apparizioni di Maggiugorje, globale fin dal loro inizio. La Madonna ha accompagnato il cammino della Chiesa e dell'umanità in questi tempi ultimi 30 anni. In questi ultimi 30 anni, intervenendo come mai prima d'ora nella storia degli uomini, nel momento in cui la Chiesa è stata investita dalla tempesta post-conciliare, una tempesta non causata dal concilio, che è un grande dono di Dio, ma provocata da quelli che hanno fatto di un concilio mal interpretato una bandiera per dissolvere la fede, come ha fatto Paolo VI, la regina della pace è venuta per risvegliare la fede, per innovare la preghiera, per rimettere Cristo e l'Eucarestia al cuore stesso della Chiesa. Grande protagonista di questa attenzione di Maria per la Chiesa è stato Giovanni Paolo II, che scegliendo per sé il motto Totus Tus, tutto tuo, significa Giovanni Paolo II si è affidato tutto ciecamente a Madre Maria, tutto tuo, ha mostrato chiaramente di essere l'uomo di Maria. Nel medesimo tempo la Madonna in questi 30 anni, oltre ad accompagnare la Chiesa, ha protetto il mondo preservandolo dall'autodistruzione e ha realizzato quello che aveva promesso a Fatima, cioè la conversione della Russia e il crollo del comunismo sovietico, cioè di quell'impero del male che imponeva l'ateismo di Stato, distruggendo nazioni e chiese. E questo crollo, lo abbiamo già ricordato, è avvenuto senza spargimenti di sangue, seguito poi dalla rifioritura di tutte le chiese della Russia e dei paesi dell'Est. La Madonna quindi ha camminato con noi nella storia della Chiesa e del mondo, come colei che ha aiutato la Chiesa e l'umanità proteggendole dagli attacchi del drago. Premesso tutto questo, vorrei ricordare quanto ha detto Mariana nell'intervista che ha fatto a Radio Maria, i 10 segreti riguardando sia la Chiesa sia il mondo. In questa duplice prospettiva vanno interpretati pure i messaggi, pur per non rischiare di ridurre la portata. Ricorda ad esempio quando ci fu l'attentato alle Twin Towers di New York l'11 settembre 2001. C'era una grande attesa per il messaggio del 25 settembre 2001, nel quale la Madonna disse: cari figli, anche oggi vi invito alla preghiera, particolarmente oggi quando Satana vuole la guerra e l'odio. Mentre tutti si aspettavano che la Madonna dicesse qualcosa sull'attentato e sui colpevoli, ecco che lei ha invece indicato il vero responsabile, Satana, denunciandone nuovamente il perverso piano distruttivo, parlando ai cuori degli uomini, ma restando bene aderente al momento storico. In questo contesto maturato i tempi dei 10 segreti, nei quali ognuno sarà chiamato a fare una scelta ben precisa, a mano che si realizzeranno tra le prove e le persecuzioni che colpiranno la Chiesa e gli uomini, ciascuno dovrà prendere posizione. Non si potrà restare neutrali, poiché quanto sta per accadere riguarda la nostra vita, il futuro nostro e dei nostri figli. Poste queste necessarie premesse, possiamo dare una spiegazione al perché i segreti siano 10. Il numero 10, a mio parere, fa un netto riferimento alle 10 piaghe d'Egitto, di cui parla il libro dell'Esodo nei capitoli del 7 al 12, dal 7 al 12. Non voglio dire che tutti i segreti siano delle piaghe, perché i veggenti stessi dicono che almeno il terzo segreto è qualcosa di bellissimo, che viene dal Signore, un segno di grande consolazione. Però dico che si fa riferimento alle 10 piaghe d'Egitto perché il progetto è lo stesso, è un intervento di Dio per liberare il suo popolo dal nuovo faraone che è Satana e portarlo al di là del Mar Rosso con la forza della fede. E mentre il popolo di Dio attraversa il Mar Rosso, il nuovo faraone Satana verrà travolto dalle acque, come ha detto la regina della pace, preannunciando che nel tempo di 10 segreti il potere di Satana verrà infranto, spezzato. Le piaghe dell'Egitto colpiranno dunque quelli che non credono, e colui che fomenta l'incredulità, cioè il diavolo,
e nel medesimo tempo verrà portato alla salvezza il popolo che crede. Direi quindi che il numero 10 indica che si tratta di un progetto di liberazione e di salvezza, e questo è un'ulteriore prova di come i segreti di Medjugorje non siano una novità, ma si collochino in questa prospettiva di storia della salvezza e di profezia biblica che percorre tutta la Sacra Scrittura. Il compito dei veggenti nel tempo dei segreti. Allora adesso Diego Manetti parla a Padre Livio, no? Chiarito per i nostri lettori il significato proprio del numero 10, vorrei che presentassimo ora i veggenti che sono stati scelti uno ad uno dalla Regina della Pace per assolvere a una specifica funzione in questo tempo in cui si entra nella fase più acuta del combattimento escatologico. Sappiamo che i segreti sono 10, 3 dei veggenti, Mariana, Ivanka e Jakov, hanno già ricevuto tutti i 10 segreti, invece Ivan, Visca e Maria ne hanno soltanto 9 e pertanto hanno ancora apparizioni quotidiane. Vorrei chiederti, Padre Livio, di esaminare come di volta in volta sia avvenuta questa ricezione del 10° segreto per 3 dei veggenti e come questo abbia comportato un cambiamento anche del ruolo e del compito che il veggente nello specifico assolverà rispetto al fenomeno di Medjugorje. Direi allora che il primo messaggio, personaggio del quale dobbiamo parlare, la prima protagonista, è senz'altro Mariana, perché è colei che il 25 dicembre 1982, quindi grosso modo un anno e mezzo dall'inizio dell'apparizione, ha ricevuto già il 10° dei segreti. Ed è importante a questo proposito vedere qual è il messaggio che la Madonna le ha affidato in quel giorno. Mariana, io ti ho scelta, gli dice la Madonna, no, quel giorno, ti ho scelta e ti ho detto quando era necessario, ti ho anche rivelato molte cose terribili che dovrai portare con te, pensa a queste lacrime che anch'io verso, dovrai essere sempre coraggiosa, hai compreso rapidamente i miei messaggi e quindi ora devi anche comprendere che io devo andare, sii coraggiosa, messaggio a Mariana del 25 dicembre 1982. Credo che da queste parole emerga immediatamente la serietà legata alla prospettiva di 10 segreti. Ad è Padre Livio risponde, no? Aspetta, il sistema. Ci sarebbero tantissime cose da dire a riguardo, ma anzitutto voglio sottolineare le parole della Madonna. Sii coraggiosa e invito ad affrontare con coraggio il compito di annunciare 10 segreti, poiché lo vediamo nella Bibbia, il profeta parla sempre a un popolo che non crede, che lo deride, quindi lei dovrà avere del coraggio per non lasciarsi intimidire dalle accuse, dalle offese che potrebbero esserle rivolte. Certo, i veggenti hanno superato i test psicologici anche dinanzi ai comunisti che volevano farli passare per matti, ma immaginiamoci quando verranno rivelati i 10 segreti. In quel tempo saranno in molti a non volere prestare ascolto ai veggenti dicendo che sono malati di mente. Mariana è chiamata a svolgere un ruolo profetico, dunque rischia di cadere sotto il dileggio e l'infamia pubblica e dovrà avere un grande coraggio per annunciare quel che l'umanità accecata, indurita dal male, non vorrà sentirsi dire. Pensa che macello che succederà, oh. Detto questo, siccome stiamo parlando del ruolo dei 6 veggenti, vorrei fare alcune considerazioni. Anzitutto possiamo notare che i veggenti non parlano dei 10 segreti, a meno che non li interroghi tu. E se tu li interroghi, ti accorgi che i 10 segreti sono più vivi che mai, non sono affatto passati in secondo ordine. E questo nonostante che le apparizioni durino da quasi 30 anni, quanto viva sia la realtà dei segreti, lo si vede poi dal fatto che Ivanka, che non ha più le apparizioni quotidiane dal 1985, riceve addirittura nelle apparizioni annuali del 25 giugno la spiegazione da parte della Madonna dei segreti. Perché non è che i 10 segreti siano una tematica che è uscita fuori all'inizio dell'apparizione e poi è rimasta lì. La Madonna è andata aggiornandola e approfondendola pian piano, collocando i segreti nel più ampio contesto del piano di Dio per la salvezza dell'umanità. Per dire quanto questa realtà sia tuttora in divenire, basti pensare che Ivanka ha ricevuto proprio nell'apparizione del 25 giugno 2009
La spiegazione del decimo segreto, come già abbiamo ricordato. Pensiamo poi ancora a Mariana, quando la veggente sembrava ormai in posizione defilata, avendo terminato le apparizioni quotidiane nel 1982. Ecco che la Madonna le ha restituito un ruolo centrale con le apparizioni del 2 del mese, cominciate dal 1987 e dal 1997, diventate un momento di preghiera aperto ai fedeli con messaggi destinati a essere pubblici. Qui si vede chiaramente che Mariana ha un compito specifico in vista di essere colei che rivelerà al mondo i 10 segreti. E tuttavia non dobbiamo pensare che solo lei sia interessata da questa prospettiva, poiché anche gli altri veggenti avranno compiti specifici. Penso ad esempio al fatto che Visca ha affermato chiaramente che in una intervista a Radio Maria uno dei veggenti che oggi hanno ancora apparizioni quotidiane, cioè lei, Maria e Ivan, continuerà ad avere per tutto il tempo di 10 segreti, ma se tu chiedi a Ivan e a Maria in merito a questo, ti dicono che non ne sanno niente perché la Madonna l'ha rivelato solo a Visca. Questo lo dicono per sottolineare le articolazioni del piano di Maria e la sua libertà nel realizzarlo, individuando ruoli diversi per ognuno dei 6 veggenti. Guardiamo poi al gruppo di preghiera di Ivan. Quando lui ha dovuto fare il servizio militare, la Madonna stessa ha detto che per un anno il gruppo lo avrebbe condotto Maria, la quale mi ha confidato che la Madonna le aveva detto: e ti raccomando di prendere l'impegno con serietà, gli ha detto la Madonna, pensa. Quindi la Regina della Pace è libera nello scegliere i compiti ad assegnare ai veggenti e non dobbiamo ridurre questa sua sapiente regia ai nostri poveri schermi fondati sulla limitata conoscenza umana. Tornando poi al tema del coraggio, vorrei sottolineare come sia importante che tutti i veggenti abbiano la rivelazione dei 10 segreti, benché a uno soltanto sia poi chiesto di rivelarli al momento opportuno. Quando infatti Mariana dovrà assolvere al ruolo profetico che le è stato assegnato, facendo conoscere i segreti al mondo, credo che si sentirà molto più coraggiosa, più incoraggiata, sapendo che anche gli altri veggenti conoscono i segreti che va rivelando, senza dover portare da sola il peso di profezie così grandi. Se cioè ci saranno dunque veggenti che la sostengono e che confermano quanto rivela, sarà per lei più facile trovare il coraggio per andare fino in fondo. Parlando ancora di questa libertà della Regina della Pace, nelle tessere le fila del piano di Dio, proponendo ruoli in tempi e modi diversi e veggenti, direi che una figura particolare è anche Ivanka, che abbiamo già ricordato. Ivanka ha ricevuto il decimo segreto il 7 maggio 1985, giorno in cui la Regina della Pace le promise che avrebbero avuto però ancora apparizioni annuali ogni 25 giugno. Allora gli ha detto, no, a Ivanka, la Madonnina: cara figlia mia, oggi è il nostro ultimo incontro, non essere triste perché io verrò a farti visita in occasione di tutti gli anniversari tranne il prossimo. Figlia mia, non pensare di aver commesso qualche errore e che per questo motivo non verrò più a farti visita, non hai fatto nulla. Tu hai accolto con tutto il cuore e realizzato i piani che mio figlio e io avevamo. Sii felice perché io sono tua madre, perché che ti ama con tutto il cuore. Ivanka, grazie per aver risposto alla mia chiamata. Alla chiamata di mio figlio. Ivanka, grazie per aver risposto alla chiamata di mio figlio e per essere stata così perseverante come lui si aspettava. Figlia, di ai tuoi amici che mio figlio e io saremo sempre con loro quando ci cercheranno e invocheranno. Quello che ti ho detto in questi anni a proposito dei segreti, non rivelarlo a nessuno fino a quando io non te lo dirò. Ivanka, la grazia che tu e i tuoi fratelli avete ricevuto non l'ha ricevuta nessuno fino a ora in terra. Pensa che roba, oh. Ivanka è la prima che ha riconosciuto la Madonna quando ella è apparsa sul podrobo e ha ricevuto la grazia di avere la spiegazione dei segreti direttamente dalla Vergine stessa. Questo punto dobbiamo ora approfondirlo. Visca una volta mi ha detto che dei segreti lei conosce il numero e la data e mi è parsa sincera nel rivelarmi quanto limitate siano le sue conoscenze in merito.
Questo ci fa capire ancor di più perché la rivelazione del contenuto dei 10 segreti e la comprensione della loro portata avvengono attraverso un approfondimento che la Madonna fa personalmente mano a mano a Ivanka. L'importanza dei segreti è tale che dopo averne rivelato le indicazioni di fondo ai veggenti, Maria si preoccupa di darne la spiegazione illustrandoli in modo approfondito, per cui possiamo dire che c'è una rivelazione progressiva dei 10 segreti, nell'ambito della quale ogni veggente avrà un suo compito da svolgere. Desidero quindi ribadire che i protagonisti del tempo dei 10 segreti sono tutti i 6 veggenti. Questo Visca lo ripete volentieri e non dobbiamo identificare la sola Mariana con i 10 segreti. Lei ha un compito specifico, ma lo hanno anche gli altri a mano si rivelerà. Ho quasi finito, una pagina poi ho terminato. Adè, Diego Manetti gli risponde. Proprio per proseguire nell'ottica dell'identificare per quello che è possibile il compito specifico dei diversi veggenti, vorrei adesso esaminare il caso del terzo di loro che ha ricevuto il 10° segreto. Si tratta di Jacob, che il 12 settembre 1998, ricevendo l'ultimo segreto, ha visto terminare la serie di apparizioni quotidiane dopo 17 anni in cui, dice lui stesso, la Madonna lo ha accompagnato giorno per giorno. Quel giorno la Regina della Pace gli ha rivolto il seguente messaggio. Senti la Madonnina che gli ha dato un messaggio. Senti cosa gli ha detto. Caro figlio, a Jacob. Caro figlio, io sono tua madre e ti amo incondizionatamente. Da oggi non ti apparirò più ogni giorno, ma soltanto il giorno di Natale, il giorno della nascita di mio figlio. Non essere triste, perché io sarò sempre con te come madre e come ogni vera madre non ti abbandonerò mai. Continua a seguire la voce di mio figlio, che è via di pace e di amore. Cerca di perseverare nella missione che ti ho affidato, sii modello di un uomo che ha conosciuto Dio, l'amore di Dio. Si veda sempre in te un esempio di come Dio opera negli uomini attraverso gli uomini. Io ti benedico con la mia benedizione materna e ti ringrazio di aver risposto alla mia chiamata. Anzitutto vorrei ricordare che Jacob, i primi giorni dell'apparizione, è stato un protagonista eccezionale, dando prova di un grande coraggio, proprio quando la gente si radunò in chiesa per la prima volta, perché era inseguita dalla polizia. Lui andò sul leggio e parlò al microfono con molta forza e decisione, rincuorando e rassicurando tutti. Jacob, che allora aveva appena 10 anni, è stato sottoposto a prove incredibili, come quello della prematura perdita dei genitori, per cui è stato un ragazzo orfano, totalmente disponibile ai piani della Madonna. Infatti dice che una volta vide dei ragazzi che giocavano a calcio e pensò che lui, con la vita ormai trasformata dalle apparizioni quotidiane e dalle testimonianze pubbliche, non poteva mai giocare con i suoi compagni, ma subito dopo si pentì di questo pensiero, rinnovando la totale adesione ai piani di Gesù e Maria. Non dimentichiamo poi che ha ricevuto il privilegio, insieme a Visca, di visitare fisicamente l'inferno, il purgatorio e il paradiso. Ecco, Jacob mi pare l'esempio di quella apertura del cuore che ognuno di noi dovrebbe avere sempre, per rispondere alla propria chiamata nei modi e nei tempi corrispondenti alla volontà di Dio. Dobbiamo avere sempre nel nostro cuore questa tensione positiva. Preparati a rispondere alla chiamata di Maria, senza indulgere alla vana speculazione o alla curiosità in merito ai segreti. Secondo quello che la Regina della Pace raccomandava nel messaggio del 18 marzo 1996 a Mariana: cari figli, desidero che riflettiate a lungo sul messaggio che oggi vi dono attraverso la mia serva. Figli miei, grande è l'amore di Dio, non chiudete gli occhi, non tappatevi le orecchie quando vi ripeto che grande è l'amore di Dio. Ascoltate il mio invito, ascoltate la supplica che oggi vi rivolgo, consacrate il vostro cuore a Dio e fate di esso la dimora di Dio. Che Dio vi abiti per sempre. I miei occhi e il mio cuore saranno qui anche quando non apparirò più. Agite in ogni momento come vi ho chiesto di fare, così che io possa condurvi a Dio. Non respingete il nome di Dio per non essere rigettati anche voi.
Accogliete i miei messaggi così da poter essere accolti anche voi. Decidetevi, figlioli miei, questo è il momento di decidersi. Abbiate un cuore giusto, innocente, affinché io possa condurvi a Dio, vostro Padre. È proprio grazie al suo grande amore che io oggi sono qui. Grazie per essere venuti. Si tratta di un bellissimo messaggio in cui mi colpisce molto il fatto che la Madonna chiami Mariana sua serva, indicando come la consideri tutta sua. Secondo quell'uso del termine molto caro al Monforte, che con esso indicava l'essere proprietà totale di Maria per mezzo di lei, di Gesù. Ma la cosa più importante è l'invito a decidersi per Dio, rispondendo alla chiamata alla Madonna. Ecco perché nei messaggi alla parrocchia alla Regina della Pace non parla molto dei segreti, perché quello che desidera da noi è anzitutto la conversione, cioè che siamo pronti a restituire saldi e a resistere saldi nella fede attraversando illesi, secondo il linguaggio biblico, la fossa dei leoni o le fiamme della fornace ardente. In questo tempo di grazia, Maria desidera anzitutto che ci irrobustiamo della fede e che arriviamo preparati al momento della prova, che è già iniziato, in cui verrà assaggiata la nostra fedeltà fino al martirio, cioè alla testimonianza radicale. Quindi qui concludo questo capitolo, che si intitolava il capitolo dei veggenti nel tempo dei segreti, il compito dei veggenti nel tempo dei segreti. Questo l'ho concluso il capitolo così, e poi là il prossimo video lungo io metterò e inciderò nella produzione video: i segreti di Medjugorje pongono l'umanità davanti a una scelta di campo. Questo è il prossimo capitolo, che ci sarà in un altro video molto lungo. Vi saluto a tutti, che Gesù ci benedica a tutti. Gesù, la tua benedizione scenda su di me e su tutti coloro che state a guardare questo video, dall'inizio alla fine. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, amen. Gesù sia nella mia mente, Gesù sia nelle mie labbra, Gesù sia nel mio cuore. Adesso ho fatto... mi sono cibato dell'anima, mi sono protetto nell'anima e adesso mi proteggo anche nel corpo. E come? Così, facendo le flessioni. Adesso però mi devo sgranchire un attimo la muscolatura, sennò facendo le cuscie a ghiaccio mi fa più male che beh. E invece bisogna che mi coso. Guarda un po' che c'è qua, un alveare mi è parso da vedere. Guarda un po', un alveare, e le api giustamente mi protegge nell'alveare, vedi? Ecco, adesso mi protegge nell'alveare. Ecco, ho dovuto cambiare la batteria perché non andava più. Adesso mi sono sgranchito un po' la muscolatura e a posto. Eccomi qui, va. E na miseria. C'era i sassi, guarda chi, oh. Guarda chi, c'ho la mappa, pare la carne macinata, guarda. Guarda che roba. Pare carne macinata da macellaro. Adesso a posto, ho fatto la registrazione. Da qui è tutto. E quindi, come ho detto prima, la benedizione di Gesù, la tua benedizione di Gesù scenda su tutti coloro che state a guardare questo video dall'inizio alla fine. E faccia sì che risplenda in loro la luce del tuo Santo Spirito liberatore, di protezione, di liberazione e di guarigione dell'anima, del corpo, della mente e dello spirito. Amen. Grazie Gesù. Grazie. Lode e gloria a te per sempre. Re dei re.